su alcuni aspetti stiamo crescendo, e quindi questo qui è l'aspetto che mi rende più orgoglioso di quello che stiamo facendo, perché al di là della striscia di vittorie che abbiamo fatto, la cosa più importante è aumentare la qualità del nostro gioco. E al di là del risultato del secondo set così netto, la cosa che mi è piaciuta di quel set è stata l'atteggiamento e la precisione nel fare le cose. Impressionante, se mi ha fatto vedere finalmente dove può essere messa quella sticella. Mi avete visto, ero in campo, quindi sì, dai, bene, sono contenta finalmente. E vabbè, piano piano arriverà anche il resto, oltre alla presenza. Si stanno allenando molto per mantenere questo livello, insomma sono all'ottava vittoria consecutiva ed è finalmente bello, dice, vedere che tutto il duro lavoro sta pagando. Arriviamo da una bella vittoria con Casala Maggiore che abbiamo dovuto archiviare e abbiamo giocato stasera e rigiochiamo sabato, è normale, fa parte, è una cosa che non mi preoccupa, so che questa squadra è già orientata, già con la testa al prossimo passo da fare che sarà sabato contro Busto. Tempo per festeggiare credo che è meglio non averne, è meglio avere tempo per lavorare, non ne abbiamo ancora un po' per preparare al meglio anche la Coppa Italia, e quindi bene che abbiamo un avversario come Busto, che è un avversario con cui abbiamo perso l'andata e con cui sicuramente vogliamo rifarci in casa nostra.